Il 60 inaugura una rinnovata gamma Fly per Absolu. È un rinnovamento all'insegna dell'ibrido perché rappresenta una sorta di sintesi tra il design dei modelli Fly e Navetta. Spazio, spazio e ancora spazio. La mission del cantiere è sempre la stessa e la persegue con determinazione. Il progetto è tutto dello studio tecnico del cantiere. Come sono riusciti ad aumentare ancora i volumi? Spostando la tuga più a prua, il salone ha così guadagnato altro spazio e poi le finestrature e i portelloni apribili hanno garantito la continuità con l'esterno. Il pozzetto è molto ampio, una vera e propria terrazza che si affaccia sul mare e sull'ampia spiaggetta di poppa. Il progetto non si limita a guadagnare centimetri per il comfort a bordo, ma si è concentrato anche sulla razionalizzazione degli spazi e degli allestimenti. Ne è un esempio la zona sottocoperta. La cabina armatoriale non si trova a centro barca, bensì a prua. Distante dalla sala macchine, in navigazione l'unico rumore che si avverte è quello dell'onda di scia che si forma sulla prua dello scafo. Rimanere distanti dalla sala macchine è un vantaggio non solo in navigazione, ma anche quando si è fermi in rada o in porto, perché tra generatori e stabilizzatori è facile che ci siano impianti in funzione che possono disturbare la quiete dell'armatore. Inoltre, il letto è stato collocato con la testata all'ingresso rivolta verso prua e non il contrario come si è soliti fare. È una soluzione che offre maggiore privacy e permette di godere la vista verso l'esterno garantita dalle grandi finestrature dello scafo. Le altre cabine sono tre. Due per gli ospiti, entrambe con bagno privato e box doccia separato, e l'ultima per il marinaio a cui si accede dalla piattaforma di poppa. Da questo locale si è prossimi alla sala macchine dove si trovano i due IPS 950 di Volvo Penta con i motori D11 di 725 cavalli ciascuno. La maneggevolezza con i pod non è in discussione e infatti l'Absolu 60 Fly vira senza problemi, anche a velocità sostenute. Si comporta bene sull'onda, merito dell'avvio di prua e del dislocamento complessivo dell'imbarcazione. Alla velocità massima il 60 sfiora i 30 nodi perché il GPS si è fermato a 29.8. Il consumo è sempre contenuto, dato che si passa da 142 litri ora per entrambi i motori al minimo di planata, fino al massimo dove i litri ne servono 285. E per quanto riguarda il consumo green, questo modello è il primo del cantiere che sopra l'hardtop monta dei pannelli solari in grado di fornire 1,5 kW di potenza. In pratica, fatta eccezione per l'aria condizionata, tutte le altre utenze di bordo possono essere alimentate senza tenere accesi i motori o il generatore.